Ciao ragazzi, bentornati sulla mia pagina. Oggi parliamo di una questione che si è sollevata all'interno del mio gruppo chiuso. Potete trovare tutte le indicazioni su come accedervi andando nel post fissato in alto sulla mia pagina dove vado a postare questi video. Per il resto potete visitare il mio sito dove trovate tutti i video che sono stati posti nella stessa categoria in modo da renderli tutto più facilmente accessibile. Potete iscrivervi sul mio canale YouTube e visitare la mia pagina, lasciatemi un like così dopo io sono molto contento. Ok, detto questo, oggi vi voglio parlare di una questione che si è sollevata, ossia quanti secondi di isometria mi servono per passare da una didattica all'altra? Punto di domanda. Allora, il problema è che non è possibile andare a definire a priori con quanti secondi di isometria io potrò rendere lo step successivo allenabile. Perché in realtà questi secondaggi sono molto individuali. Vi faccio un esempio. Ho fatto in passato un video dove parlavo di come sia molto rilevante la distribuzione del peso nell'andare a influire il grado di sbilanciamento quando si va a passare da una leva a quella successiva, per esempio dalla tacca aperta alla divaricata. Quando una persona ha delle caratteristiche corporee favorevoli, vedremo che lo sbilanciamento delle spalle in avanti è minore rispetto ad una persona con delle caratteristiche diverse e di conseguenza è logico che più questo sbilanciamento tra una variante e l'altra è inferiore, più noi riusciamo a ottenere vantaggio dalla variante precedente. Questo significa che più abbiamo una corporatura favorevole, più allenando determinato movimento dovremo sbilanciarci di meno per andare alla variante successiva e di conseguenza non sarà necessario andare ad accumulare 860 secondi di una variante per poter rendere quella successiva allenabile. Magari ce ne servono solamente 15-16 ed è per questo che molto spesso si trovano persone che magari mi fanno un advanced attack per 10-15 secondi e mi hanno già un paio di secondi di divaricata. Poi c'è quello come me che invece sull'advanced attack deve arrivare a 25 secondi perché sennò il salto di intensità è troppo elevato. Quindi il succo del discorso è che non c'è un riferimento uguale per tutti. L'accordo è strettamente individuale. Il consiglio che vi do io è di fare un po' di più piuttosto di fare un pochino di meno. Perché per chi pesa un po' meno si tratta pur sempre di fare un buon condizionamento articolare, perché manteniamo la stessa identica intensità, la stessa leva per più tempo per raggiungere un obiettivo più alto e quindi si permette al corpo di avere un adattamento strutturale dei tessuti. Per una persona che invece pesa un po' di più, andare ad avere un obiettivo più alto può essere un buon modo per avere un margine di sicurezza in modo da avere una maggiore possibilità di rendere la didattica successiva un po' più allenabile, quindi avere già un buon margine di secondi ed essere distante dal massimale. Quindi detto questo, spero di aver risposto alla domanda, oppure no, e ci vediamo al prossimo appuntamento.